La Robco Industries in Fallout era una società multimiliardaria nel campo della robotica e della creazione di software e hardware avanzati, fondata dall'industriale illuminato Robert House, uno dei personaggi che ho più amato all'interno di diversi titoli di Fallout. Da umile azienda nella periferia del Nevada, la Robco Industries divenne rapidamente una delle società di robotica più grandi e influenti in tutti gli Stati Uniti prebellici, collaborando a importanti progetti in ambito militare, medico, tecnologico e sociale, anche con il governo prebellico. Diversi prodotti Robco possono essere ancora ritrovati dopo la Grande Guerra nei diversi titoli di Fallout, sparsi per tutta l'America da est a ovest, e questo sta a significare che si trattava di oggetti utilizzati praticamente da tutti i consumatori prebellici statunitensi, così come i loro software per l'utilizzo dei terminali divennero centrali e diffusi ovunque, come ad esempio il sistema operativo unificato, implementato in quasi tutti i terminali che ritroveremo in gioco. Fondata il 25 giugno del 2042 da Robert House, nel giorno del suo 22esimo compleanno, la Robco è rapidamente salita tra i ranghi delle società più redditizie e potenti del mondo, rivaleggiando addirittura con la Poseidon Energy e con la General Atomics nel giro di diversi anni. I prodotti chiave dell'azienda erano infatti i robot, prodotti per essere venduti sia all'americano medio che per l'esercito degli Stati Uniti attraverso contratti di difesa con il governo. Ovviamente la produzione dei robot della Robco ha accelerato le rivolte contro l'automazione in tutti gli Stati Uniti d'America, causando diversi disagi soprattutto gli ultimi anni prima delle bombe. Ovviamente non possiamo parlare della Robco senza parlare della vita del suo fondatore, il geniale Robert House, e per questo motivo a spiegare la vita di uno dei personaggi più intriganti e potenti del periodo prebellico in Fallout, oggi è qui con me lo youtuber nonché doppiatore Fear the Luke, che ringrazio per aver partecipato a questo video. Robert Edwin House, presidente, CEO e unico proprietario della Robco, azienda da lui creata. Nacque il 25 giugno del 2020 e visse per ben 261 anni. Sappiamo poco della sua infanzia, ma alcuni dettagli potranno fin da subito farci comprendere la sua vita prebellica. Non abbiamo molte informazioni sulla sua famiglia di origine, salvo che suo padre era un ricco imprenditore del Nevada, proprietario dell'azienda nota come H&H, che ritroveremo alla periferia di New Vegas, anche nel periodo post-bellico. Tuttavia, il padre di Robert morì insieme alla moglie in un drammatico incidente. Un fulmine colpì improvvisamente il loro autogiro ed entrambi persero la vita, abbandonando Robert e il suo fratellastro Anthony che diventarono orfani in giovane età. Purtroppo le brutte vicende di Robert non finirono qui, poiché ben presto fu truffato proprio da Anthony, il quale, per ottenere l'eredità dei genitori, provò ad estromettere Robert dal patrimonio e dunque dalla rilevazione dell'azienda del padre. Ma questo non scoraggiò Robert, che sappiamo frequentò una delle più prestigiose università americane grazie ai risparmi messi da parte dal padre per la sua istruzione. Ben presto si iscrisse al Commonwealth Institute of Technology, la grande università che ritroveremo a Boston, e fece poi ritorno in Nevada nel 2042 per fondare la sua personale azienda privata, ovvero la Robco Industries, all'età di 22 anni. Robert visse parecchio nei dintorni di Vegas in età giovanile e descrive la città prebellica come un luogo di grande splendore. E rivelerà che per quanto possa sembrare magnifica la strip nel periodo post-bellico, con i suoi casinò e la sua pulizia, non è che l'ombra del paradiso di neon e di spettacolarità che era Las Vegas nell'anteguerra. House viaggiò molto nella sua vita e confesserà che non ha mai trovato un altro luogo bello come lo fosse Vegas nel mondo prebellico. Non conosciamo molti altri dettagli della sua vita giovanile prima della guerra, come ad esempio la facoltà da lui scelta o gli altri luoghi da lui visitati. Fatto sta che House da zero creò quella che sarebbe diventata ben presto una delle corporazioni più potenti e redditizie del mondo, principalmente grazie al suo considerevole genio tecnologico e acume imprenditoriale. Convinto pragmatista per natura, il signor House progettava ed eseguiva regolarmente simulazioni matematiche, basate sulla geopolitica e sulle condizioni socio-economiche delle diverse società, in modo da poter prevedere possibili eventi futuri di ogni portata. Proprio per questi studi, nel 2065, tali proiezioni lo portarono all'inesorabile conclusione che il mondo sarebbe stato inghiottito in un'enorme guerra nucleare, entro più o meno 15 anni da quella data.
La guerra con la Cina, infatti, era ancora agli inizi, ma Robert House era fortemente scettico e critico su una risoluzione pacifica del conflitto, visto anche l'intensificarsi della creazione di testate atomiche e delle armi da parte delle due grandi nazioni coinvolte nella guerra. Avendo anche a disposizione report militari top secret, i suoi contatti lo informarono che ben 77 testate atomiche cinesi erano puntate sulla sua amata Las Vegas. Per preservare la città che lo aveva cresciuto fin dalla sua infanzia, House si mise a lavorare su un piano segreto per assicurare la sopravvivenza di Vegas dall'apocalisse, cercando di renderla l'unica città dotata di contromisure antiatomiche sul suolo americano, e al contempo progettando un sistema di sopravvivenza personale per vedere il mondo dopo la guerra, riuscendo in questo intento grazie all'enorme quantità di denaro di cui disponeva. Programmò vari mainframe con collegamenti satellitari atti a disabilitare la maggior parte dei missili cinesi ancora in volo. Fece progettare poi dei cannoni laser ad alta potenza, che installò sul tetto del casinò Lucky 38, i quali si sarebbero occupati di eventuali missili diretti su Vegas se il programma li avesse mancati. Essenzialmente Robert House divenne quindi un modello unico ed inimitabile di Cerebrobot, ma con tutto il corpo conservato e non solo il suo cervello. Grazie agli impulsi neurali trasmessi al supercomputer, egli era in grado di gestire tutto il Lucky 38 ed il suo immenso esercito di Securitron, utilizzati come corpo fisico di House. E fu proprio per tale motivo che per realizzare il suo piano aveva bisogno del chip di platino in possesso del Corriere di Fallout New Vegas, contenente un importante aggiornamento per la stabilità dei Securitron e del sistema di difesa implementato per proteggere Vegas. Costretto a lavorare con una versione inferiore del sistema operativo centrale, il suo programma subì numerosi crash, ma nonostante l'importante aggiornamento da parte del chip di platino, questa versione gli permise solo di salvare Las Vegas da circa 68 delle 77 testate totali sganciate sulla città, disarmandone 59 e distruggendone 9. Quando le squillanti sirene della difesa civile annunciarono la fine del genere umano il 23 ottobre 2077, i cittadini di Las Vegas furono testimoni di uno spettacolo sorprendente. Enormi cannoni laser fecero capolino da alcuni alloggiamenti segreti sul tetto del casinò Lucky 38 e dalle torri di emissione di Overdam, e iniziarono a sputare lampi di fuoco verde nel cielo, distruggendo testata dopo testata e risparmiando il centro urbano di Las Vegas e la diga da colpi diretti. I cittadini si riversarono nelle strade per festeggiare, ma andarono comunque incontro ad una morte orribile a causa della letale pioggia radioattiva che si sprigionò dalle dozzine di testate nucleari detonate intorno alla città. Benché la griglia di missili difensivi funzionò alla perfezione, House si trovò costretto a proteggere Las Vegas con un software instabile. Se la guerra fosse scoppiata anche solo 24 ore più tardi, avrebbe ricevuto e installato il Mark II, un software operativo migliorato per i suoi sistemi difensivi. Invece il disco contenente l'aggiornamento, che aveva appena superato i controlli di qualità, venne sepolto sotto le rovine radioattive del laboratorio di Sunnyvale, in California, dove era stato sviluppato. Proprio a causa dell'utilizzo di un software incompleto e di potenza inferiore ai suoi calcoli, si verificarono numerosi arresti anomali del sistema e il reattore principale del Lucky 38 si spense. Egli riuscì nel suo intento di evitare la totale distruzione di Las Vegas, ma non riuscì ad evitare che le radiazioni e la forza d'urto delle bombe non provocassero seri danni alla città. Al riparo dalla distruzione fu solo la parte centrale di Vegas, ma a causa di numerosi terremoti verificatisi dopo lo scoppio delle bombe, anche lo stesso supercomputer di House registrò diversi danni. House sopravvisse ad interruzioni di corrente e continui crash di sistema, ma nonostante il bagno di balsamo ricostituente e i medicinali, per il cui sviluppo aveva speso miliardi, essi stavano diventando rancidi e il suo corpo stava lentamente invecchiando. House lottò per riavviare la memoria dati con una vecchia versione del sistema operativo. Fu una battaglia quotidiana che si sarebbe trascinata per quasi 5 anni e che gli inflisse uno stress fisico e mentale così grave tanto da farlo cadere in coma, quando il riavvio da parte del supercomputer fu eseguito. Quest'ultimo, infatti, riuscirà a far ritornare House ad una fase di funzionamento stabile, effettuando un downgrade di sistema ad una vecchia versione. Solo nel 2138 House riacquisì la coscienza di sé e si risvegliò dal coma indotto dal supercomputer.
Mantenendosi in riserva di energie, tornò alla ribalta nel 2274, quando ordinò ai suoi Securitron di fuoriuscire dal Lucky 38, a causa dell'arrivo degli esploratori della Repubblica della Nuova California, intenti a conquistare la città di Vegas e a prendere il controllo dell'ambita diga di Hoover nelle vicinanze. Fu così che House capì che non avrebbe avuto scampo se avesse combattuto da solo la RNC per il possesso della sua amata Vegas, e decise astutamente di chiedere l'aiuto delle tribù di predoni che circolavano nella città in rovina. Inoltre House ottenne il controllo del vicino Vault 21, sfidando i suoi residenti ad una partita blackjack. Dopo aver vinto, tutti gli abitanti divennero suoi sudditi e il Vault venne privato di software e tecnologie prebelliche, parzialmente sigillato e ritrasformato in un casinò ed albergo di lusso per la sua futura New Vegas. Tramite la sua astuzia, riuscì inoltre a sottomettere facilmente tutti e tre i gruppi più importanti della città, successivamente divenute note come le Tre Famiglie di New Vegas. Grazie all'accordo con House, le Tre Famiglie gli assicurarono lealtà assoluta, giurando di proteggere la città da aggressori esterni in cambio della libertà di vivere al suo interno. House fornì supporto tramite i Securitron e fece ricostruire moltissime zone della città, rinominandola Zona Economica Libera di New Vegas. Il suo geniale piano diplomatico con le tribù postbelliche della zona ebbe successo giusto in tempo per accogliere le forze militari dell'esercito della Nuova California, che marciavano verso la città. Venne così stipulato tra le due forze il Trattato di New Vegas, che assicurava garanzie ad entrambi. Da una parte Vegas rimaneva una zona libera dalle ingerenze politiche della RNC. L'uso della diga di Hoover divenne condiviso e le truppe della RNC poterono circolare liberamente in città, creando un accampamento fisso presso il vecchio aeroporto internazionale di McCarran. Nel 2281 House consolidò il potere di New Vegas nella zona contaminata del Mojave, sfruttando accordi commerciali e trattati vantaggiosi con la Repubblica della Nuova California. Grazie alle sue analisi sociologiche e belliche, egli aveva in mente l'obiettivo di sfruttare il conflitto che ben presto mise di fronte la RNC e la Legione di Caesar, al fine di trarne un vantaggio personale per espandere ulteriormente la sua influenza nell'area. Uno dei principali obiettivi di House era anzitutto recuperare il vecchio chip di platino, perso poco prima della Grande Guerra. Per anni durante i suoi periodi di veglia, investì milioni di tappi in squadre di cercatori per ritrovare il chip. Nel 2281 questo impegno fu finalmente ripagato, quando il chip di platino fu scoperto. Per evitare furti e sabotaggi, House affidò il suo trasporto alla compagnia mercantile della Mojave Express e cercò di nasconderne l'importanza mescolandolo con pacchetti di oggetti inutili, affidate a diversi corrieri, in modo tale da disperdere le tracce del corriere con il chip di platino, ovvero il protagonista di Fallout New Vegas. Squadre di mercenari furono poi inviate per pattugliare i percorsi alla ricerca di possibili minacce, ma qualcosa, per il nostro corriere, per lo stesso Mr. House, andò storto e il chip di platino cadde in mani sbagliate. La sua incredibile intelligenza, il fatto di avere previsto la caduta delle bombe decine di anni prima grazie ai suoi algoritmi, la creazione di uno dei sistemi antiatomici più all'avanguardia della Terra e l'astuzia nel sottomettere le tribù postbelliche per evitare che la città potesse cadere sotto le mani nemiche, ci fanno comprendere l'eccezionalità di Robert House e il suo intelletto superiore. Che solo un corriere ancora più scaltro e più determinato poté fermare, oppure, eventualmente, convincere a collaborare con lui. La storia di Robert House ci fa ben comprendere come, attorno al 2077, le progettazioni software e robotiche brevettate dalla sua azienda Robco fossero ormai diventate una pietra miliare dell'industria e della tecnologia americana, come esemplificato dall'uso diffuso del sistema operativo unificato della Robco nella maggior parte dei terminali americani negli anni precedenti alla Grande Guerra. Le aggressive politiche di espansione dell'azienda, inoltre, unite all'alta qualità dei suoi prodotti, le hanno conferito un monopolio praticamente incontrastato in segmenti cruciali del mercato tecnologico americano. E il punto di svolta per l'aumento significativo del suo fatturato fu la creazione di importanti robot di uso civile e militare, diffusi poi a macchia d'olio in tutti gli Stati Uniti e non solo.
Entro il 2076, infatti, un anno prima delle bombe, i programmi da loro prodotti divennero lo standard anche per i sistemi di sicurezza di livello militare americano e dunque non furono utilizzati solo in ambito civile o aziendale. La loro vasta gamma di robot comprese le linee iBot, Protectron e Robot Sentinella o Sentrybot, ed era infatti la più comune e diffusa prima della Grande Guerra, rivaleggiata solo dalle linee di prodotti di una delle sue concorrenti, ovvero la General Atomics International, produttrice invece dei robot come Mr. Andy e Mr. Guzzi. In altri campi invece la Robco non aveva concorrenza alcuna. Uno di questi era infatti il settore legato alla produzione degli Stealth Boy americani tra il 2066 e il 2077, dopo ovviamente aver copiato gran parte della tecnologia interna dagli esemplari delle tute mimetiche cinesi catturate negli anni della guerra per studiarne il meccanismo. Naturalmente l'azienda era anche preoccupata per la sua immagine pubblica, che cercò di curare il più possibile in questi anni. In effetti, essere una sinistra mega corporazione di aziende a lungo andare non ispira fiducia o lealtà. E per migliorare il suo rapporto con il pubblico e rendere più amichevoli i suoi prodotti per il consumatore medio americano, la Robco investì ingenti somme di denaro in esposizioni e intense campagne di pubbliche relazioni, come ad esempio la Robco General Atomics Exposition, organizzata insieme alla sua concorrente al Museum of Technology presente a Washington. Tuttavia, nonostante questa parvenza di rispettabilità, cooperazione e sincerità, la Robco era nota piuttosto per acquisire beni e aziende di valore con ogni mezzo necessario. Una delle sue prime operazioni economiche, infatti, divenne l'acquisizione della Repcon Aerospace. Inoltre, Robert House non dimenticò lo sgarbo del fratellastro Anthony nei suoi confronti, ovvero il furto dell'eredità consistente nell'azienda H&H a Robert anni prima. Per tale motivo la Robco intraprese presto pratiche commerciali aggressive nel tentativo di ottenere la loro quota di mercato e quindi rilevarla. La Robco ebbe anche la fortuna di stringere collaborazioni durature con altre società importanti, che potremmo definire sue affiliate o partner, in particolare con la Voltec, come testimoniato dalla realizzazione del Pip-Boy 2000 e Pip-Boy 3000, quella che venne definita come la collaborazione di maggior successo tra due aziende nella storia dell'industria americana. Sappiamo che vennero costruiti un certo numero di Vault in tutto il deserto del Mojave, anche se solo uno di essi è noto, ovvero il Vault 21, presente all'interno di New Vegas. Ma la Robco non si fermò solo a guardare, anzi sappiamo che assistette da vicino a molti progetti della Voltec, e in particolare alla costruzione del Vault 79, il rifugio destinato ad ospitare i servizi segreti americani per sorvegliare le riserve auree statunitensi in caso di conflitto bellico, che ricordiamo furono spostate anni prima da Fort Knox verso un luogo misterioso, ovvero le montagne appalachiane. All'interno del Vault, la Robco aggiunse diversi sistemi di torrette difensive automatizzate di livello militare, sviluppati presso il Robco Research Center, realizzando per la prima volta un complesso sistema difensivo utilizzato solo per progetti governativi speciali. Un'altra tra le collaborazioni della Robco fu quella con la Nuka-Cola Corporation per la realizzazione del loro parco divertimenti chiamato Nuka World, in particolare realizzando la Robco Battle Zone, come parte dell'inaugurazione della Zona Galattica. Un'altra collaborazione fu intrapresa invece con la società Arctos Pharma e altre tre società sconosciute per assicurarsi un contratto con l'amministrazione spaziale degli Stati Uniti per il Deep Sleep Project, ovvero quello che in italiano è stato tradotto come Progetto del Sonno Profondo. Un particolare studio del governo americano che cercava di registrare e studiare i dati sensoriali biologici dai soggetti posti in capsule di ibernazioni in condizioni di gravità zero nello spazio. In Appalachia, una delle sue più grandi iniziative è stata quella messa a punto insieme ai magnati locali delle industrie Hornwhite per demolire e sottrarre terra a molti contadini locali, dimezzando in particolare il Watauga National Park, per sostituirlo con una città del futuro completamente automatizzata, quella che sarebbe diventata in futuro la città di Watauga, la quale sarebbe sorta nei pressi della vicina fabbrica Robco, che avrebbe fornito alla città lavoro e tecnologie avanzate per attirare turismo, capitali e ricchi uomini d'affari. Infine, la collaborazione più prestigiosa avvenne con la già citata General Atomics International su un progetto congiunto senza precedenti, nome in codice Contratto Militare 38917, ovvero la creazione del robot da combattimento più potente della storia per liberare Anchorage dall'occupazione cinese, dando al contempo una dimostrazione di superiorità al mondo intero.
Il progetto dunque aveva il compito di soddisfare sia le esigenze più strettamente militari che quelle propagandistiche. La Robco si occupò in particolare di progettare le capacità belliche del robot, mentre la General Atomics si occupò del design. Secondo le parole del generale Constantine Chase, ideatore del progetto passato alla storia come Liberty Prime, il robot doveva incarnare tutto l'esercito americano. Un eroe che cammina, che parla e lancia armi nucleari, ricordando ai nemici degli Stati Uniti che hanno scelto di combattere contro una superpotenza globale capace di ogni cosa. Fiducioso che il progetto avrebbe presto prodotto risultati, il generale Chase confermò pubblicamente nel giugno del 2072 che l'esercito americano stava lavorando con la General Atomics e la Robco per creare una superarma di distruzione destinata a stabilire il dominio degli Stati Uniti sul fronte dell'Alaska. Purtroppo però il Liberty Prime non fu completato prima della fine della Grande Guerra e il suo utilizzo non venne mai testato sul campo di battaglia. Sappiamo, come già detto prima, che House e la Robco possedevano anche delle sussidiarie, cioè delle società controllate in parte o totalmente, che si occupavano però di altri settori specifici. Una delle più famose è la Abraxodyne Chemical, comunemente abbreviata come Abraxodyne o semplicemente Abraxo. Si trattava di una società dedita esclusivamente alla protezione di detergenti e altri prodotti per la pulizia, con diverse sedi in tutti gli Stati Uniti. Si trattava infatti di un marchio molto conosciuto in tutta la nazione. Un'altra azienda probabilmente succursale della Robco era la già citata H&H Tool Company, originariamente proprietà del padre di Robert House, poi passata legalmente al figlio Anthony, che usò i suoi avvocati per escludere Robert dalla sua parte di eredità e assumerne il controllo esclusivo. L'azienda si occupava di prodotti manufatturieri e spaziava dalla produzione di strumenti di costruzione, come le pistole a sparachiodi o le asce automatiche, fino a dei rudimentali robots e Securiton di sorveglianza armata. Sotto la guida di Anthony, l'azienda prosperò inizialmente e i suoi dipendenti godettero effettivamente di alcuni benefici, ma con il passare degli anni Anthony non riuscì più ad amministrare bene l'azienda e si ritrovò sempre di più a sentire la mancanza della presenza e dei consigli di suo padre. Nel frattempo Robert House aveva sviluppato la propria società, cioè la Robco, ed era cresciuto fino a diventare una delle figure più ricche e influenti degli Stati Uniti d'America. Anthony, ben consapevole del successo di Robert, iniziò a diventare paranoico e instabile, temendo ritorsioni da parte di suo fratello per aver rubato ciò che era suo di diritto. Infine, l'ultima azienda sussidiaria della Robco, anch'essa già citata inizialmente, era la Repcom Aerospace, ovvero la Rocket Engineering and Production Company of Nevada, una società con sede a Henderson specializzata nella produzione di razzi e di fonti di carburante alternativi, sia al plasma che a fissione nucleare, che lavorava principalmente per i progetti del governo degli Stati Uniti. Il loro quartier generale e il sito di test si trovano ancora nella zona contaminata del Mojave e sono un grande riferimento alla reale azienda della Pepcon, che venne quasi interamente distrutta da una clamorosa esplosione avvenuta nel 1988. La Repcon, invece, nell'universo di Fallout non subì la stessa sorte e nel 2054, dopo lo sviluppo e il lancio del famoso razzo Delta 11, il suo scopo originale divenne quello di sviluppare nuovi sistemi di propulsione orbitale e l'obiettivo della Robco di entrare in possesso non solo di un'azienda in grado di produrre astronavi, ma anche armi avanzate, riuscì a battere la concorrenza della stessa Poseidon Energy e a surclassarla sul suo stesso mercato, dato che anch'essa stava realizzando progetti altamente sofisticati proprio in questo specifico campo militare. Fu proprio lo sgancio poi delle bombe atomiche e la fine della Grande Guerra a bloccare l'intera produzione dei prototipi militari altamente all'avanguardia della Repcon e di tutte le aziende sussidiarie di Robert House. Partito quindi dal nulla, Robert House riuscì ben presto a farsi strada nel mondo industriale, dapprima creando una società futuristica, basata sulla produzione di hardware, software, terminali e robot, per poi espandersi però anche in altri settori, da quello chimico a quello spaziale e militare, arrivando a competere addirittura con grandissimi colossi come la Poseidon Energy e a collaborare con grandi multinazionali come la Voltec, la General Atomics e lo stesso governo americano e la sua ala militare. La scalata al potere da parte di Robert House fu estremamente verticale, tanto che non escludo che il suo prossimo passo, se non fosse stato per le bombe, sarebbe stato quello della politica, puntando forse a diventare un elemento di spicco del governo americano e, perché no, il suo prossimo presidente. Riuscì a proteggere un'intera città dalle bombe atomiche cinesi e a creare un sistema di preservazione e conservazione del corpo estremamente innovativo, tanto che costituirà una delle figure principali in Fallout New Vegas, che potremo decidere di affrontare oppure di supportare.
House, nonostante ciò, è il simbolo concreto del capitalismo imperante nel mondo di Fallout e anche nel nostro. Propone infatti un futuro autocratico per New Vegas, ovvero l'autorità indiscussa di un visionario tecnocratico. Il suo obiettivo a lungo termine, nel mondo post-apocalittico, è quello di usare le attrazioni della città come motore economico che possa dare nuova linfa al progresso tecnologico del genere umano. Benché non abbia alcuna pretesa di controllare ogni aspetto della vita di coloro che abitano la sua zona, i mezzi con i quali questo progresso tecnologico ed economico viene ottenuto non devono e non dovranno mai essere messi in discussione. Come le rovine del mondo precedente attestano silenziosamente, per lui la democrazia costituisce solo un esperimento fallito ed il suo obiettivo sarà solo quello di salvare nuovamente New Vegas da eroe per la seconda volta, creando una zona industriale indipendente, dinamica e high-tech. La sua intenzione sarà quella di assumere un approccio permissivo nei confronti dei suoi sudditi e dei suoi abitanti. Si tratta infatti a tutti gli effetti di un dittatore libertario che crea la sua versione personale del paradiso radicata negli standard capitalistici del vecchio mondo: lusso, gioco d'azzardo, sessualità, spreco di denaro e tecnologia. E all'interno del gioco potremo infatti scegliere se sostenere il signor House, abbracciando quindi la libertopia di New Vegas, ovvero un luogo dove i forti dominano indisturbati finché restano forti e i deboli vengono di continuo schiacciati e sottomessi, ma che comunque riescono a sopravvivere, dove nulla però può cambiare e dove vige un controllo poliziesco affinché questo non accada. La New Vegas immaginata da Robert House è allo stesso tempo un luogo dove House vuole che ognuno dei suoi sudditi sogni, indipendentemente da quanto improbabile sia, che un giorno possa diventare uno dei più ricchi e forti uomini d'affari. Se invece sceglieremo di andare contro questa utopia libertaria, decideremo di non piegarci al suo perverso monopolio capitalistico, giocando a carte scoperte contro di lui, dimostrando che anche una persona sola, armata però fino ai denti e con un chiaro obiettivo nel proprio cuore, può sconfiggere quello che a tutti gli effetti altro non è che un chiaro esempio di dispotismo illuminato in chiave moderna. Bene ragazzi, io ci tengo innanzitutto a ringraziare nuovamente il mio amico Fear the Look per la partecipazione a questo lungo video e vi invito a visitare e a iscrivervi al suo canale. Se il video vi è piaciuto lasciate un like di incoraggiamento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nuovi e ulteriori video di lore. E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video dedicato alla lore di Fallout e non solo. Un caro saluto e a presto cari abitanti del Vault.